Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso devo parlare dei robot, del mito dei robot fino alla realtà. Quando parliamo di robot, noi pensiamo a qualcosa di attuale, noi pensiamo a qualcosa appartenente al secolo scorso. Così quelli della mia età o quelli di qualche anno più grande di me si ricorderanno quando si facevano comprare dai propri genitori dei robot per giocare, che ci divertivamo a mettere le pile all'interno e vederli funzionare da soli. Oppure alcuni si ricorderanno quei robot che giravi da dietro una manovella, una chiavetta e si muovevano, che erano dei giocattoli. Ma strano ma vero, i robot sono qualcosa di molto più antico. Innanzitutto, la parola robot significa letteralmente macchina da lavoro o lavoro pesante, che veniva fatto assolutamente per alleggerire il lavoro a diversi meccanici, a diversi operai. Ma la classe operaia si era rivoltato contro le macchine da lavoro, contro i robot, perché l'avevano considerato un qualcosa che li potesse toglierci il lavoro dalle loro mani. Ma il primo a parlare di robot fu proprio uno scrittore drammaturgo ceco, lo scrittore ceco Karel Čapek nel 1920. Aveva fatto una recita teatrale, I robot universali di Rossum, e quindi è stato lui il primo a creare questo nome, la parola robot, di cui anche un altro scrittore dell'Est Europa, Isaac Asimov, parlò per primo di robot, di macchine capaci di muoversi da soli, molto spesso macchine umanoidi. Noi ricordiamo anche il film muto Metropolis, che parla di un automa meccanico dalle sembianze di una donna che a vederlo sembra qualcosa fatto da poco. Come tratta l'argomento della classe operaia e degli aristocratici, della classe operaia che si ribella agli aristocratici, crede di ribellarsi a loro, ma quella donna che loro seguono altro non è che un macchinario umanoide creato proprio dai poteri forti. Ma adesso che abbiamo parlato di fantasia, adesso parliamo di fantasia, però della storia anche. Plinio il Vecchio fu uno dei primi a parlare di automi, a parlare di creature artificiali. Ma noi vediamo altri tipi di creature artificiali di cui anche nell'antica Grecia se ne parla, di cui il dio Efesto, il fabbro degli dei, Vulcano per i romani, era il tipo che creava degli automi meccanici, di cui due ragazze in oro e argento, due robot, potremmo dire così, che lo aiutavano nei lavori pesanti. E anche il famoso Talo. Chi è Talo? È una delle creature mitologiche greche. Potremmo definirlo una sorta di robot, dato che era un automa in bronzo che funzionava meccanicamente, di cui questo era un regalo che il dio Efesto aveva fatto al re Minosse, che poi lo aveva fatto rimanere a Creta come guardiano. Ma secondo Apollonio era l'ultimo superstite. Apollonio Rodio era l'ultimo superstite di un popolo meccanico fatto di bronzo. Alcuni argonauti, seguiti anche da una maga,
Apollo Neuronio, nelle sue Argonautiche, si riferisce che Tholos era l'unico superstite di una razza di bronzo, guidati dalla... Allora, che cosa fece? Guidati dalla fattucchiera Medea, adesso potremmo dire un hacker, perché questa fattucchiera aveva fatto impazzire, aveva fatto andare in cortocircuito Tholos, mentre Castore e Polluce lo avevano distrutto colpendolo nel suo unico punto vulnerabile, ovvero una vena che sporgeva dal tallone, e così lo hanno sconfitto. Altri robot, potremmo definirli così, dell'antica Grecia, i tori di bronzo che spiravano fuoco dalle narici che Giasone e Medea avevano distrutto, anche altre creature come il marmo sensibile parlando, e anche il barcaiolo di rame, se questo non più della mitologia greco-romana ma della mitologia ebraica. Il barcaiolo di rame era una sorta di robot che guidava i passanti da un posto all'altro e aveva il petto coperto da una lamina di piombo in cui si potevano leggere numeri e cabale. Secondo gli ebrei, anche il golem, costruito dal rabbino Judah Love, era una statua fatta d'argilla, di cui significa uomo artificiale, significa fatto d'argilla, che serviva per i lavori pesanti. E serviva anche per proteggere gli ebrei dagli attacchi degli ottomani, dei turchi, che poi aveva una scritta Emet sul petto, che dalla parte del cuore, che doveva essere tolto il giorno di sabato, perché il giorno di sabato nessuno deve fare niente secondo la loro usanza, altrimenti impazziva. Nell'impazzire poteva distruggere anche gli innocenti, tra virgolette, e l'unico modo per sconfiggerlo, in caso impazzisse, in caso di rivolta, era di togliergli la lettera E da Emet, così da verità diventava morte e lui moriva. Altre creature, tra cui gli uccelli di metallo, gli uccelli dell'agostinfalo, distrutti da Ercole, erano quelli che adesso potremmo definirli dei droni. Anche altri, secondo la mitologia, nel XVIII secolo, Condillac, Bennet de Condillac, aveva creato una statua sensibile. Che cos'è? Era una statua in marmo. Forse il marmo sensibile era quello che serviva per costruire la statua sensibile di Condillac. Questa statua rappresentava un uomo che gli funzionava soltanto l'odorato, l'olfatto, e gli facevano annusare dei fiori, rose, gelsomini e altri tipi di fiori. Annusando, lui sviluppò l'immaginazione. Sviluppando l'immaginazione, sviluppò l'intelligenza, e sviluppando l'intelligenza, sviluppò il pensiero. E dopo l'odorato gli venne dato in dono l'udito, dopo l'udito gli venne dato in dono la vista, dopo la vista gli venne dato in dono il gusto, e dopo il gusto gli venne dato in dono il tatto, così divenne un uomo del tutto normale. Questo parlando di mitologia. Riguardiamo anche il fatto di Pinocchio di Carlo Collodi, che da burattino poi che si muove da solo, che si muove senza fili e a distanza, potremmo definirlo anch'esso un robot, forse, poi diventa un bambino vero. Il secolo dopo, questo nel 1754, si parlava della statua di sensibile di Condillac, tra i te de
Sensazione, secondo volume dell'Histoire de la philosophie, Breyer. Il secolo dopo, nel 1852, l'animale ipotetico di Lotz Weinger, in Medizinische Philosophie, filologie, nel 1852. Questo animale ipotetico era una sorta di automa meccanico di cui l'unica parte mobile era un'antenna, e sopra l'antenna c'era l'unica parte sensibile di questo automa. Adesso che abbiamo finito di parlare di mitologia, adesso che abbiamo finito di parlare di quello che era il fantastico dei robot, tra cui anche il popolo Inuit si serviva di automi per essere serviti, ma anche per essere difesi da attacchi nemici. Adesso che abbiamo finito di parlare della mitologia, parliamo adesso invece di quello che era la realtà. Secondo Ctesibio e Ederone di Siracusa, questi erano due matematici, due inventori che soprattutto Erone di Siracusa ha inventato l'eliopila, che era quello che potremmo definire adesso un macchinario a vapore. Riempendolo d'acqua e mettendo a bollire l'acqua, iniziava a muoversi, iniziava a far funzionare un meccanismo, a far funzionare un portone, facendolo aprire e facendolo chiudere. Dopo di lui, Archimede aveva creato un gigantesco braccio meccanico che serviva per abbattere le navi nemiche. Non sappiamo se era nella realtà o nella fantasia. Subito dopo, tra il 150 e il 100 a.C., c'era ad Antichitera, un'isola della Grecia, Mare Egeo, un macchinario astronomico. Questo macchinario astronomico ad Antichitera serviva per misurare il tempo, per misurare la posizione, le varie posizioni del Sole, le varie posizioni, le varie fasi lunari, anche solstizio d'inverno del Sole, solstizio d'estate, sempre del sole, equinozio d'autunno ed equinozio di primavera, sempre del sole, ma anche il giro e la rotazione di stelle e pianeti, oltre che un orologio vero e proprio. Ma potremmo definire il macchinario di Antichitera il primo vero computer della storia, che serviva però per molte cose. E nel terzo secolo avanti Cristo è stato fatto il primo automa umanoide a Bisanzio, il servo automatico di Filon, che serviva per servire l'imperatore. Nel 999 d.C., Papa Silvestro II, il 139esimo papa, il primo papa francese, si era fatto costruire una testa parlante, una testa umana in bronzo capace di poter dialogare. In realtà non so se era vero o bugia, non so se era una leggenda o una verità. Poteva dire almeno 50 vocaboli diversi e poteva anche articolarli formando delle vere e proprie frasi. Sembra Innocenzo II, Silvestro II, Papa Silvestro II, si era fatto fare da Alberto Magno un automa, forse proprio questa testa parlante. Tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, un cinese, Su Song, matematico, statista,
astronomo, scienziato, cartografo, orologiaio, medico e botanico, si era fatto aveva costruito per il suo imperatore Sezong di Song una sorta di il più grande trattato di orologeria. Si era fatto creare, qui siamo ancora primo e secondo secolo d.C., si era fatto creare una torre con un orologio al centro che misurava, oltre che ore, minuti, secondi, anche i giorni, le settimane, le posizioni del sole, le fasi lunari e anche come una sorta di calendario e di un po' come un nuovo macchinario di antichitera, però in Cina, non più in Grecia, da Su Song. Sempre rimanendo in Cina, un altro scienziato, un altro matematico, però nel 1023, anche 950, dal 957 a.C., 1023, Yang Shi, ingegnere meccanico per l'imperatore Mu del regno di Zhou, aveva creato una sorta di manichino in legno, lacca, colla e cuoio. Questo manichino poteva muoversi autonomamente e ballava e suonava e dirigeva anche un'orchestra. Questo aveva stupito l'imperatore Mu, ma quando il robot iniziò ad ammiccare a delle ragazze presenti, l'imperatore si era infuriato, il re Mu si era infuriato e voleva far uccidere sul posto Yan Shi, ma Yan Shi, per non farsi uccidere, lui stesso aveva distrutto quel suo robot in legno e l'imperatore si avvicinò a questo rottame e notò uno stomaco finto, dell'intestino finto, un cuore finto, dei polmoni finti, tutto finto, tutto meccanico e capì che non era un inganno, non era una presa in giro e quindi si doveva solo fidare di lui, di quello che gli aveva detto. Ora passiamo avanti. Ma sempre dicendo del fatto di quell'orologio meccanico di Su Song, era stato creato, progettato nel 1088, creato nel 1090 e finito di creare nel 1094, sperotando che ci sia ancora. Ma comunque non ho più il passaporto e poi siamo in pieno lockdown e non si possono fare viaggi, anche perché parliamo di robot che è meglio. Nel 1206 Al-Jazari, uno scienziato arabo musulmano, scienziato, inventore, ingegnere matematico, aveva fatto circa 50 brevetti, di cui il primo automa programmabile, la nave con quattro musicisti, che oltre che suonare poteva fare anche altre varie cose, come ballare, recitare e fare molte altre cose. Poi 10, aveva creato anche un orologio ad acqua, aveva creato anche la donna che serve il tè, una sorta di automa dalle sembianze di una donna, sembianze femminili, che faceva e serviva il tè agli ospiti. Poi due recipienti che e figure adatte per bere, tre brocche e balini per flebologia e ambulazioni prima delle preghiere, una fontana che cambiava la forma alternativamente,
e macchine per il moto perpetuo. Quindi Al-Jazari aveva creato il moto perpetuo qui sempre nel Medioevo, qui sempre nel 1206. Al-Jazari è stato uno dei più grandi geni della storia, che va riscoperto e va studiato anche separatamente. Oltre al moto perpetuo, oltre che alle fontane che si muovono automaticamente, che cambiano la forma dell'acqua alternativamente, anche le macchine di raccolta dell'acqua, sempre di Al-Jazari, dispositivi vari, compreso il lucchetto a combinazione primaria. 1495, Leonardo da Vinci, qui finalmente in Italia, aveva brevettato un automa meccanico, studiando il corpo umano, studiando l'uomo vitruviano, disegnò l'uomo vitruviano che poi gli è servito per costruire il cavaliere meccanico. Un automa realizzato recentemente nel 1950 da Carlo Pedretti, suo estimatore, che trovò nel codice atlantico, uno dei tanti codici dello scienziato e artista Leonardo da Vinci, questo prototipo per creare un automa. Creandolo, capì che questo automa funzionava perfettamente, il cavaliere meccanico creato da Leonardo da Vinci, l'unico genio che può competere con Al-Jazari, oltre che con Xizong cinese. Questi sono i più grandi geni della storia. Andando più avanti nel tempo, nel 1738, Jacques de Vaucanson creò un'anatra meccanica, un robot. Il primo robot capace di mangiare e di evacuare quello che aveva, tra virgolette, mangiato. In realtà prendeva col suo becco meccanico, inghiottiva, e un certo meccanismo lo faceva uscire dalla parte di dietro, che ha stupito molte persone. Avrebbe stupito lo stesso pure adesso, anche se era nel 1738. Questo Jacques de Vaucanson aveva stupito molte persone con la sua invenzione, con la sua anatra meccanica. Oltre all'anatra meccanica, sembra lo stesso scienziato ha costruito il suonatore di flauto, una sorta di robot umanoide con delle bocche molli, delle labbra molli, e un progetto, un meccanismo che faceva formare l'aria simile ai nostri polmoni, che soffiava e suonava questo flauto, suonandolo alla perfezione, stupendo le persone che lo stavano ad ascoltare. Più avanti, poi parliamo anche, ho detto pure il fatto della statua di marmo sensibile di Condillac, ho parlato prima, inutile riparlarne, andiamo avanti. Tra il 1768 e il 1774, Pierre-Louis Jacques-Drott, Henri Musset, l'Histoire de Neuchâtel, aveva creato un prototipo delle bambole meccaniche che si muovevano autonomamente. Poi nel 69, 1769, Wolfgang de Kempelen, inventore ungherese al servizio di Maria Teresa di Vienna, aveva creato il giocatore di scacchi, ma questo era solo un inganno. C'era un uomo nei panni di un robot. E nel 1780 il suonatore Salterio, costruito dai fratelli
Roentgen e Kinsting per la regina Maria Antonietta di Vienna 1780 e nel 1793 per il sultano di Pippo gli era stato costruito una tigre meccanica che era chiamata, soprannominato, la tigre di Pippo. Più avanti, questo più recentemente, nel 1900, no, 1893 a Chicago, Nikola Tesla ha creato per la prima volta il primo mezzo di trasporto capace di muoversi a distanza attraverso le onde radio. Si trattava di un sommergibile che lui, questo scienziato serbo naturalizzato statunitense, ha dimostrato al mondo la sua creazione, come questo sommergibile potesse funzionare a distanza attraverso le onde radio, attraverso l'elettricità alternata da lui creata, che si immergeva in acqua e poi riemergeva. Tutto questo a distanza. Anche lui, Nikola Tesla, molto avanti nei suoi anni. Nel 1928 venne costruito da Williams Richards e dal suo alleato Alan Raphael Eric, il primo robot britannico, sempre di robot umanoidi. Nel 1938 a New York World Fair Electronic Sparco è stato dimostrato un'altra dimostrazione robotica. Questo nel 1939. Adesso invece andiamo sempre recentemente nel 1948. Double Gray Walter aveva creato la tartaruga meccanica, un robot a forma di tartaruga che si muoveva grazie a due motori. Nel 1954 è stato inventato il primo robot industriale, Giorgio Devel, della Unimite, la General Motors, il Land Freeze Wheat Plant a Erwin, New Jersey. Nel 1961 è stato fatto un altro tipo di robot di macchina da lavoro, sempre negli Stati Uniti d'America, Joseph Engelberger. Poi nel 1968 al 1969 è stato fatto il primo robot pesce, robot, no, il primo robot bipede progettato da Ichiro Kato. E nel 1979, sempre Ichiro Kato progettò il primo robot in grado di muoversi in maniera quasi dinamica, WL 9DR, ogni passo 10 secondi. Nel 1996, Massachusetts Institute of Technology è stato creato il primo robot pesce, Robot Tuma. Questo robot Tuma serviva come una sorta di telecamera per andare a vedere come si comportavano i pesci nel loro habitat naturale senza essere disturbati dall'uomo. E nel 1999 la Sony aveva inventato AIBO, il primo cane robot che serviva come giocattolo. Subito dopo, nel 2000, invece, era stato creato una sonda spaziale, quelle sonde spaziali che vedete che vanno su Marte. Quelli sempre robot sono le sonde spaziali. Siccome l'uomo non può andare spesso e volentieri su Marte, mandano queste sonde, sono sempre dei robot che vanno su Marte per mostrarci ultimamente, nel 2021, oggi, quest'anno, una sonda spaziale della NASA andando su Marte ha dimostrato le prime foto a colori di Marte.
Bene amici, prendete tutto quello che vi ho detto a pari di teoria o favola moderna, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Spero che molte persone si iscriveranno al mio canale, ma non solo iscriversi, io spero che aumentano pure le visualizzazioni, se no non riesco ad avere la monetizzazione. Bene amici, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.